Amici di Mirado di Rado, bentornati. Oggi la lanetta che inizia il suo stress test è la Gillette Platinum. Eccola qui. Gillette Platinum che sarà utilizzata, sarà armata all'interno dello Slim Adjustable di Gillette. Rasoio vintage, ma che tanti posseggono. Una lametta che si trova ancora che tra le Gillette, questa qui è l'unica che si trova, che io sappia, nella triade Platinum, Silver, Blue, Stainless, no? Tra la celeste, l'azzurra, la blu e la rossa. Io qui vado a scastrare il rasoio che è rimasto settato sull'uno. Allora, la barba è 3 giorni e mezzo, ma io me ne vado con 5 in fase di pelo. Nel frattempo inizia questo test la Gillette Platinum, lametta da me molto apprezzata, eccola qui, spero si intravedano un po', è molto leggera la serigrafia, no? Vabbè, la stampa sulla lametta è molto leggera. Allora, regolazione fatta a rasoio aperto, perché insomma, mi cazziano, giro stretto ed ecco qui. Allora, la rasatura verrà coadiuvata, e qui c'è la ciotola pronta, dalla crema Tonsor, dalla crema Tonsor che 1951, che Angelo e Gio mi hanno regalato per il compleanno. Non smetterò mai di ringraziarli per questo prodotto fantastico, prodotto da salone, profumazione spettacolare. Ok, si è un po' sciolta, ma non fa niente. Non fa assolutamente nulla. Pennello che andrà a fare il montaggio, un Riva. Questo è un cavallo. Questo è un cavallo, pura coda, sembra un maialino ben rodato. Gli faccio fare giusto una sciacquatina in acqua, una sciacquatina giusto per, manco l'ammollo io ho fatto fare, voglio provarlo così. Allora, gli faccio mangiare tutto il prodotto, come sempre. Eccolo qua. I brindisi qui alla salute. Plin, plin. Caruccio sto cavallino. E pigliamoci a schiaffi con
col pennello. Io ho qualche setolina. Vedremo, dai. Intanto, Gillette Slim Adjust, mi devo asciugare un attimo le mani però, perché sento le mani scivolose e non va bene, soprattutto quando uso un TTO, devo stare attento. Gillette Slim Adjustable A5 con una Gillette Platinum Vamos. Vamos, devo fare. Ragazzi, c'è più una mazza qua, Non c'è più una mazza. La lametta, questa Gillette Platinum in prima rasatura, perché poi io le riscopro. Le riscopro un po' ste lamette, no? Perché anche riutilizzarle in prima rasatura su un rasoio, cioè guardate qua, ha portato via tutto praticamente. Settato a 5, 5 su 9, quindi poco più di metà strada. Un taglio molto agile, molto morbido, molto tranquillo. Io andrei col secondo giro.
Quanta acqua sta gestendo questo sapone? Tanta acqua ha voluto, tantissima, tanta proprio. Lucido, in contropelo. Ragazzi, che vi devo dire? Abbassiamo un po' il settaggio? Portiamo a 3. Dai, 3 mi piace. Vai. Porca puttana, scusate, poi vi dico. Prendo a pizze con l'asciugamano. Allora, il rasoio con la lametta Gillette, no? Intanto qua il microfono aggiustiamolo un attimino, altrimenti Gillette Slim Adjustable con dentro la Gillette Platinum. Ragazzi miei, un'accoppiata impressionante. Io ho un BBS pieno, ho la pelle praticamente un po' in allerta, ma la lametta è nuova. Io credo e spero che nelle prossime rasature magari un pochino la sentirò più dolce. È molto affilata, passa che è una spada. Mi piace tanto la Platinum, ma mi piacciono tutte e tre le Gillette, però la Platinum è quella un po' più addomesticata, secondo me. In prima mi piace, vedremo in seconda
cosa succede? Prodotti e strumenti. Il cavallino tutta coda, il cavallino full coda di riva, questo sembra un maiale, molto ben rodato, no? Sembra un maialino dal ciuffo molto rodato. Ci ho fatto movimenti circolari senza interessarmene più di tanto, come mi dice sempre Walter, tu usalo come cavolo ti pare, goditi sto pennello, mi fa, e io me lo godo. Questo è uno dei pennelli che mi ha mandato per farmi sentire un po' di ciuffi manici, per poi vedere insieme di realizzare qualcosa. Adesso devo risentirlo, Walter, lo dico sempre, ma poi per una cosa o per un'altra non ci coordiniamo mai. Poi magari chiedo se lo potrò disturbare al telefono, perché siamo sempre solo sentiti per messaggio. Ha gestito in maniera per me soddisfacente, però io con i pennelli di cavallo, scusate se tocco il microfono, pennelli di cavallo non ho tanta confidenza. Ora c'è Riccardo che si sta specializzando in pennelli di cavallo, però il sapone Tonsor 1900, che è 51, lo ha gestito benissimo. Questo, ragazzi, è un gran prodotto, porca miseria. Sulla pelle rimane idratato, sempre vuole tanta acqua, è proprio un prodotto da barbiere, si sente, vuole parecchia acqua e rimane sul viso, non smonta, ti dà quella giusta scorrevolezza che serve. Io qui dentro volevo scorrevolezza oggi, come del resto comunque, volevo scorrevolezza perché sentivo la lama che andava e tagliava, quindi mi serviva che il rasoio scorresse. Questo ha fatto la differenza, ma veramente tanto. Un prodotto che ho gestito a movimenti inizialmente circolari, però non è tanto che si rovina il ciuffo, perché poi mi spiegava Walter Riva che basta un pettinino e si aggiusta, si districa, però è proprio nel caso in cui dovesse intricarsi, però è proprio il fatto di gestire il movimento laterale che mi ha dato poi soddisfazione, passando questo prodotto molto corposo e che tiene parecchia acqua. Questo mi ricordo che ve ne parlai tempo fa. Burro di cacao, olio di cocco, insomma, ha diverse particolarità, e quindi vabbè. Io vado a concludere immediatamente con la sua lozione dopo barba da 200 ml, però faccio una cosa, prima la passo in splash, poi vediamo. È una pizza questa, eh? Mamma mia, che pizza! È una sardella, proprio. Come si dice qui? Una sardella, proprio un mal rovescio. Mamma mia! Però, che te lo dico a fare? A posto, bello profumato e preciso. Molto forte, infatti la pelle reagisce, eh? Tende un po' a spingere, dice che è sta roba, però qualcosa di pazzesco. Ma poi il profumo che ha, ma è questo che mi sconvolge, il profumo, la profumazione che poi evolve, agrumata, sa di limone, però evolve veramente bene. Vediamo se qui ho alcune indicazioni sulla piramide, a parte l'alcol è il primo ingrediente,
Poi c'è l'acqua, glicerina, il distillato di amamelide. Poi altra roba che, vabbè, classica, limonene, quindi sì, c'ha questa tendenza agrumata. E però profuma tanto. Profuma tanto ed è meraviglioso. Ok, io che faccio adesso? Niente, sciacquo tutto dopo, perché adesso voglio parlarvi un po' di come sta andando questo genere di video. Perché tanti mi stanno commentando, mi stanno dicendo: ma Manuel, tu usi sempre lo stesso rasoio, quando la lametta non va più, prendi e butti. Perché non provi a cambiare rasoio? Magari la lametta potrebbe ancora dare qualcosa in un altro rasoio, ad esempio la Feder che non... anzi, ma addirittura qualcuno mi ha chiesto, la Morris, mettile nel R41, ti prego. Ormai l'ho messa nella lattina, avete visto nel video che l'ho messa nella lattina? Cioè, quando decido che non è più, non è più. Io capisco che potrebbe probabilmente rendere ancora in un altro rasoio, ma lo scopo di questo gioco, diciamo così, di questo mio esperimento, è capire con lo stesso rasoio quanto può durare la lametta. È chiaro che per stilare un database completo, io dovrei provare tutte le lamette che ho con tutti i rasoi che posseggo. Quanti anni ci vogliono? È chiaro che adesso tra un po' questa storia finisce, cioè nel senso, le lamette che più vi piacerebbe che io testassi e che magari adesso metto anche un sondaggio e vedo l'ordine delle lamette, vedo se le ho, se me le devo procurare. Che adesso sono andato un po' di testa mia, ma tra un po' inizio anche a interrogarvi. È un filone che vi piace, vedo che vi sta piacendo, soprattutto per il messaggio che si lancia, al di là del risparmio economico nel non buttare la lametta al primo utilizzo, che solo alla lunga può essere rilevante, ma è proprio una questione etica, cioè è giusto che un oggetto si utilizzi fino al suo fine vita e non prematuramente, poi ognuno fa il cavolo che vuole, questo l'ho sempre detto. Però abbiate pazienza, non ha senso se io a un certo punto cambio rasoio. Perché questo? Perché voglio simulare quanto più possibile l'utilizzo di un tonsore che non sia scimmiato come noi. Okay, che non abbia a disposizione una rastrelliera di rasoi così nutrita come ce l'abbiamo noi. Io, in fin dei conti, ne ho una ventina, non ne ho tanti. Ci sono alcuni amici che non hanno neanche il canale che hanno molti più rasoi di me perché li collezionano, perché comunque nel corso degli anni ne hanno acquistati, gliene hanno regalati e così via. Perché piacciono, perché sì, perché è la passione che li guida. Io non sono fatto in questo modo, nonostante io abbia un canale, non credo di dovervi sfoggiare 150, 200, 300 rasoi. Ne ho una ventina e quelli uso. Alcuni li uso di meno, alcuni li uso di più. Avete notato questa cosa? Perché chiaramente è una questione di preferenze. Nel trasloco che ho fatto e in un vecchio già, una vecchia cernita, ho già tolto della roba che ho regalato o venduto o addirittura buttato. Quindi questo è un po' il mio approccio. Voglio far sì che sia un esperimento fatto per chi ha un rasoio e quindi chi ha R41 sa che dentro R41 una determinata lametta potrebbe essere longeva, meno longeva, magari deve cambiare lametta, cambiare tipologia di lametta in base alla barba che ha, ognuno riporta la sua esperienza, ok. Però io seguo una linea ben precisa, quella del monorasoio per monolametta. Il Gillette Slim Adjustable lo porterò di nuovo a 5 per la prossima rasatura. Ora la lametta me la gestisco come le altre, quindi gli do una bella pulita, una bella scoramellata e poi la rimetto
nel rasoio pulito e asciugato, pronto per la prossima. Vediamo in seconda rasatura come si comporta questa Gillette Platinum. Io vi ringrazio come al solito, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ma tanto lo fate, quindi a posto così. Noi ci vediamo alla prossima. Un grande abbraccio a tutti, ciao da Manuel e da Mirado di Rado.